Benvenuti a questa lettura settimanale per il segno della bilancia. Ecco qua che già sono cadute le due carte. Ok, sono cadute le due carte. E vi ricordo che se non risuona potete guardare le letture di Ascendente o Luna, oppure potete andare sul sito o inviare una mail per una lettura privata. Dunque abbiamo il Sole e l'Apprensione. Beh, sono due carte in realtà che stonano un po' messe insieme, perché il sole parla di una gioia, il sole parla finalmente di vedere la luce del sole, cioè il sole parla di qualcosa di bello che finalmente accade, qualcosa che ci può dare la gioia, tra cui anche per molti di voi la possibilità di incontrare qualcuno, la possibilità di vedere una persona, però per qualche motivo stiamo in apprensione, per qualche motivo non siamo sereni. Non riusciamo a vivere questo momento con la dovuta serenità, come se qualcosa da un momento all'altro dovesse sfasciarsi, come se il pericolo sta dietro l'angolo, o come se magari abbiamo l'ansia perché non ci sentiamo pronti, perché c'è una parte di noi che si sente in difficoltà per qualcosa, c'è paura, cioè si percepisce una sorta di paura, ma è strano, perché in realtà va tutto bene, in realtà è tutto chiaro, cioè non... se avete paura di cose nascoste, non avete motivo, nel senso non ci sono cose nascoste, non ci sono segreti in ballo, se avete paura che qualcosa possa rompersi dopo, e beh ragazzi, il mondo delle relazioni, così come ogni ambito della vita, funziona fra alti e bassi, quindi non esistono cose perfette che durano per sempre, ma dobbiamo con la carta del sole, dobbiamo godere delle piccole cose, dei piccoli momenti. Questa è una carta che parla di piccole gioie della vita, parla di momenti di cui godere, momenti belli e piacevoli che possiamo vivere. Quindi ecco, focalizziamoci piuttosto su quelli. Non stiamo in apprensione per il futuro, anche perché stare in apprensione per il futuro in un momento come questo, veramente... non serve a molto, perché è tutto talmente tanto imprevedibile, tutto potrebbe cambiare così da un momento all'altro che fare previsioni davvero non ha senso. Vediamo un po' quali sono le singole energie adesso. Dunque abbiamo una regina di bastoni con un 8 di coppe rovesciato e poi abbiamo un 5 di bastoni con un 9 di coppe. E in effetti anche qui ci sono delle carte molto particolari. Molto particolari. Allora, uno di voi due è la regina di coppe. Cioè, c'è stato un momento particolarmente difficile, secondo me. C'è stato un momento di conflitto, un momento nel quale sembrava che le cose stessero un po' andando alla deriva, si stessero rovesciando. E c'è stato un momento nel quale questo conflitto avrebbe anche potuto portare ad un allontanamento, ma non è così, non è stato così, non c'è quest'aria di allontanamento, semmai quello che c'è è un decidere di darsi un'opportunità, c'è un decidere di vivere questa situazione cercando di essere sereni e di godersi il momento, cercando di, perché non è così semplice farlo. Quindi ecco che la regina di bastoni è qualcuno molto sicuro di sé, è qualcuno che ha comunque il controllo delle emozioni. E dall'altra parte abbiamo qualcuno che pur essendo un po' in conflitto, però in fondo non sta poi così male. In fondo... diciamo che in fondo sta comodo, riconosce le sue comodità in questo momento, riconosce il fatto che ci sono i pro e i contro della situazione, quindi va anche bene, va anche bene. Diamo un consiglio degli angeli per voi della bilancia, perché qua in questa stesa mi sembra che uno di voi due sia molto sereno e l'altro invece sta in apprensione. Ovvio, saprete voi chi dei due sta in apprensione e chi no, però uno di voi due è veramente molto molto sereno. Dunque, il 7 di fuoco. Allora, se c'è conflitto o c'è stato conflitto, l'unica cosa importante che voi dovete fare è quella di difendere le vostre idee, di difendere le vostre convinzioni e di saper proteggere
le vostre decisioni, quindi saper mettere dei paletti, saper mantenere una condizione di coerenza con voi stessi, cioè il consiglio è semplicemente quello di non cedere, non c'è motivo di cedere. L'unica cosa importante è scegliere le battaglie in modo saggio, cioè sapere per che cosa state lottando, sapere in che direzione voi volete andare, ma non cedete, perché se avete davvero trovato quello in cui credete, se avete davvero trovato ciò che pensate sia giusto, andate verso quello che per voi è giusto. Non dovete avere paura di qualcuno che vi faccia retrocedere, non dovete avere paura di qualcuno che vi faccia cambiare idea. Non ce n'è nessun motivo. Non ce n'è nessun motivo anche perché andreste contro voi stessi, andreste contro le vostre convinzioni. E non mi sembra che questa sia una carta che parla di qualcuno disposto ad andare contro le proprie convinzioni. Quindi piuttosto continuate voi a manifestare le vostre idee e il vostro punto di vista. Ad ogni modo, ragazzi, per avere una sessione privata scrivete oppure ci vediamo alla prossima.